Se ti dicessi che puoi togliere l'occhiale e le lenti a contatto e tu da miope ci puoi vedere bene tutto il giorno, che ne pensi? Una proposta allettante per tutti i miopi. L'ortocheratologia è una tecnica di compensazione dei difetti visivi mediante l'uso notturno di particolari lenti a contatto. Si tratta di una correzione non invasiva e reversibile che non presenta rischi maggiori rispetto alle comuni lenti morbide. Consiste nell'applicare lenti a contatto ad uso notturno e al mattino, quando vengono rimosse, ci vedrai bene tutto il giorno in maniera nitida, a patto che la tua miopia rientri in un range che va da un grado e mezzo fino a 4 gradi e mezzo, 5 massimo. Questo è, diciamo, il range ideale per ottenere un risultato duraturo, costante e di soddisfazione. Sono a geometria inversa, quindi lasciano una sorta di impronta sulla cornea, opportunamente calcolata in base alle diottrie che dobbiamo andare a correggere. L'uso di queste lenti dunque è molto semplice, si indossano solo durante la notte e al mattino dopo averle tolte si vedrà bene tutta la giornata senza lenti e senza occhiali. Un altro beneficio è quello di ridurre la progressione miopica. L'effetto che provoca la lente sulla cornea induce un defocus periferico. Il defocus periferico sta alla base del controllo della progressione miopica. Non è altro che l'ottimizzazione della messa a fuoco su una parte di retina un poco più ampia rispetto alle normali lenti a contatto o occhiali, che consentivano una messa a fuoco precisa solo sulla parte centrale della retina. Quindi questo aver allargato, la zona di correzione più precisa favorisce un affaticamento minore dell'occhio quando, soprattutto nei ragazzi in età, diciamo, di evoluzione, di progressione della miopia. Ovviamente è necessario, avere una collaborazione con il medico oculista in questo caso, e quindi l'oculista deve certificare che l'occhio è sano, che non ci siano patologie che possano ostacolare l'utilizzo della lente a contatto. È fondamentale. Naturalmente va rispettato il protocollo applicativo. Il protocollo applicativo prevede che ci siano controlli, diciamo, cadenzati, e bisogna rispettare le tempistiche di questi controlli, per verificare che la persona ci veda sempre bene, per verificare che la manutenzione viene fatta correttamente, in maniera tale che, se ci sono, diciamo, cose da correggere, vanno corrette prima che si creino, infezioni, problematiche, diciamo, di qualche natura che possono compromettere l'efficacia del trattamento stesso.